Ci siamo. Ho scoperto tutto quello che potevo su Adriano. Ora non sono più io che devo andare da lui, ma è lui che deve venire qui da me. Che avete combinato qua? Che cimitero qua? Questo è bello, il mio maestro. Era un personaggio straordinario. C'è anche Andreotti. Quando abbiamo vinto la Coppa d'Italia, era presidente del Consiglio. Cose di tanti anni fa. Tutto è iniziato con questo signore qua. Ma quello è mio papà, Ascenzio. Questa ce l'hai, questa foto? Ma credo di sì. Qui sei con Mita Medici. E una sera mi ha detto andiamo a cena con un regista e altro un attore. E siamo arrivati poi al ristorante e ci stava Al Pacino e Francis Ford Coppola, che io non conoscevo perché a quei tempi non erano così famosi. E abbiamo passato una serata molto divertente. Poi andammo a mangiare un gelato a Piazzale delle Muse a Roma, che è un posto... A lei che faccio? Al Pacino. E lui e Al Pacino, a un certo punto, insieme a Francis Ford Coppola, si misero a fare la gag dell'uomo da marciapiede. Ricordi quando camminano tutti e due? E Al Pacino faceva la parte di Dustin Hoffman, no? Ti ricordi che, che camminava, era un po' zoppolo? Insomma, è stata un'esperienza mica male. Primo spot che ho fatto, facevo pubblicità per il gelato. Mi sembra che era il 59, stavano girando Ben-Hur a Roma e c'era Charlton Heston. Charlton Heston era un tennista e la mattina presto voleva giocare con qualcuno, non c'era nessuno a Roma. Allora mi disse, guarda, c'è stato un ragazzino, se vuoi, che sa giocare benino, se vuoi gioco con lui. E lui disse, va bene, gioco con lui. E giocai con lui. Poi sul set ci stava non so chi e feci questo spot con Marilu Tolo, un'attrice italiana di quei tempi. Ma io so ancora nella testa l'usato del campo. Chi c'è alle 10? Charlton Heston, Pananta, vai. Sì, è vivo Charlton Heston. Tante foto, però la cosa bella sono gli articoli. Il tennista divo fragile e arrogante. Chi ha scritto questo video? Ma questo è Angelo Falbo. Non so chi sia. Pananta è più bravo da quando è papà. Poi è vero, perché mi stabilizzi un pochino dal punto di vista anche sentimentale, insomma, maturi, no? O smetti di ballare o ti pianto, e la bella Loredana ha scelto l'amore. Loredana faceva la ballerina, l'ho portata io a cantare la prima volta. Ma è vero, lei non voleva. Qui hanno premiato Djokovic a Parigi 3 anni fa. C'è Nadal, ma manca il numero uno. Manca Federer. Sai che non c'ho foto con Federer io? Vabbè, insomma, rimedieremo. È il momento di concludere l'esperimento. Io adesso devo diventare te. Quindi auguri. Fai l'ultimo giro e ci vediamo. Va bene. Allora tu vai? Io vado. Vai? Vado. Impressionante, devo dire, che lui è uguale. Dai, cominciamo.
cominciamo con la stessa domanda con cui abbiamo iniziato a vederci la prima volta. Cos'è Panat? È un ex tennista romano che ha fatto delle cose buone in campo, alcune anche fuori, e che col passare degli anni si è reso conto che la probabilità aumenta moltissimo che si rompa il cazzo. Ma di che? Di tutto. È molto, molto verosimile come mi hai risposto io, giuro, uguale. Cioè, cos'è che non è Panat? Panat non è un invidioso, anche perché io giro da tanti anni a tennis, non so se lo sai. Tu? Sì. Il tuo avversario, il tuo nemico, sta a 25 metri e manda un ambasciatore della sua forza. Ti piace? Ambasciatore della forza? Su. Che è la pallina. E questa cosa qua, del distacco dell'avversario, a forza di giocare, mi ha fatto capire che bisogna dare il giusto peso alle cose e alle persone, quindi anche essere invidiosi alla fine non serve a niente, ci vuole distanza dalle cose e dalle persone. E questa ti è venuta così oppure ci hai pensato? Senti, qual è il momento più esaltante di quello che hai vissuto, quel momento più esaltante? Ma la vittoria al Roland Garros del 76, naturalmente, che però naturalmente l'ho raccontato un sacco di volte. Comunque, quando ti regala l'adrenalina, ti passa tutto, non è che poi è tutta questa gioia. La gioia è nel corso degli anni, nel racconto degli altri, dire sai quando hai vinto, tu, io ero, mi trovavo. E vedere la gente è contenta a distanza di anni, a me mi sembra assurdo. Dopo qualche anno cominci a razionalizzare quella felicità, quantomeno regalata, forse è stata una cosa bella, forse più per gli altri che per me. È probabile, sì, è probabile. Questa mi è piaciuta, lo sai? Quanto ti senti romano tu? Molto, molto alla fine. Anche se a differenza di tanti romani, comunque sono uno che è andato a giro, si è mosso, naturalmente solo per amore. Ho abitato in Versilia, adesso abito a Treviso e sono un romano di mondo. Cioè sono un romano di mondo perché ho abitato in Versilia a Treviso? Sì. I romani non amano muoversi da Roma. No. Io, pur essendo romano, ho fatto tantissimi chilometri, però sono innamorato di Roma. Quest'aria che hai un po' tu, no? Hai mai pensato di passare un po' per benefattista? Sì, ma perché lo sono. Molte volte mi annoio veramente. Quindi alcune volte uno si impegna tantissimo per dissimulare questo. Altre volte quando sei veramente stanco, non ce la fai. E si vede. Hai dei momenti anche di arrabbiatura violenta, insomma, ti è mai capitato? È una cosa che riservo agli amici, alle persone che stanno vicine, quasi come fosse un regalo. L'autentico Adriano lo regalo a loro. Ecco, quelli che mi vedono incazzato sanno anche che li voglio tantissimo bene. Soprattutto li voglio tantissimo bene. Cioè, quando tratti male qualcuno, anche senza volerlo, perché ti vengono di 5 minuti, è perché ti vuoi bene, mai perché ti vuoi male. Quando dicono è sempre carino, vieni qua, significa non me ne frega quasi un cazzo. Certo. Chi sarebbe stato Adriano Panat se non ci fosse stato il tennis? Questo è difficile, eh? Non ero brutto, brutto. E quindi lo sapevo. E ero tranquillo. Ero naturale. E questo piace, essere bello e non farla pesare. E mi piace molto il cinema. Vedendo chi c'è in giro, dico, ma sai che forse avrei potuto fare l'attore. Ma va? Sì. Cosa faccio? Certo.
Senti, ti manca qualcosa? Cosa ti manca di più? Ultimamente mi manca molto mio padre. Perché sarei curioso di capire cosa pensa di quello che stiamo vivendo adesso. E non credere che mi manchino molto le sue parole, i grandi discorsi. Basterebbe una smorfia, uno sguardo e capirei subito tutto, anche di me. Questo è vero. Questo mi fa anche un po' commuovere, però, eh. Lui faceva questa cosa qua? Sì, così. Vabbè, facciamo altre domande. Senti, ma invece ti capita mai di commuoverti, di piangere? Beh, sì, certo. Credo che in realtà non serve a nessuno che racconti perché io piango. Piango come tutti. Non c'è motivo di fingere che io non pianga. Così come non c'è motivo che io racconti perché piango. Non bisogna mai raccontarlo, secondo me. Esatto. Forse è la cosa più intima che c'è. Dai sempre l'impressione di essere molto sicuro di te stesso. Almeno questa è l'impressione che dai. Finché ci cascano. Finché sì, finché ci credono. Finché ci credono. Ma c'è qualcosa che ti fa paura? La morte. Perché? Sai perché? Perché non è fermabile. Ma poi solamente se sei fortunato, diciamo, mandarla più lontano possibile. Però... mandarla al tie break. Al tie break bisogna avere coraggio, come bisogna avere coraggio quando ci sarà la morte. Il tie break senza coraggio è un tie break perso. Devo fare una domanda io adesso, forse la più intima. Ma perché? Non c'è una ragione. Perché non c'è mai una risposta quando ti chiedono ma perché? Perché così? Perché non può essere altrimenti? Ora là fuori c'è il mondo, vero? Quindi ti volevo chiedere chi ci va? Panatta vero o quello più vero? Guarda, ci puoi andare anche tu. Come ho visto, hai imparato come sono io, secondo me se vai nel mondo in mezzo alla gente non c'è paura di niente. Allora vado. Ci puoi andare. Grazie.